Una parte è sicuramente quella attorno a Palermo. Allora colleghiamoci con Sergio Inzerillo, che è comandante dei Vigili del Fuoco di Palermo. La situazione, abbiamo visto, comandante, lì è molto difficile. Che cosa ci può come ci può aggiornare e quali sono le ultime? Sì, buongiorno. Vi aggiorno con una situazione che fortunatamente questa sera si presenta condizioni migliori rispetto alla giornata odierna, perché alle temperature elevate, ieri abbiamo registrato 51-52 gradi e la minima di notte 41 gradi. Si è aggiunto un vento di oltre 60 km orari e capisce bene che un'estensione territoriale di 5.000 km quadrati con focolai praticamente a 360 gradi e con richieste che provenivano da tutte le parti ci ha messo davvero in ginocchio. Adesso avete ancora persone che sono in pericolo, sì. Si sta intervenendo, sì, attorno alle case, abbiamo visto, ma ci sono situazioni di grave pericolo? Allora, noi abbiamo avuto coinvolti interi quartieri, ma anche abitazioni e villette. Ieri sera stavo proprio sul noto borgo marinaro di Mondello. E bruciava tutta l'area boscata, quindi le villette più prospicienti l'area boscata, ma anche la riserva naturale Capogallo è andata completamente perduta, quindi siamo intervenuti lì. Ma abbiamo avuto anche infrastrutture critiche come Eterna, che oggi abbiamo scongiurato un blackout di circa il 50%. Grazie. Grazie davvero. Rifornimento della città. Dobbiamo chiudere, purtroppo, comandante, comunque ci ha rassicurato che la situazione è sotto controllo per buona parte. Grazie a lei e a tutti gli agenti con lei.